contesto europeo. Lo spreco alimentare è più che altro un concetto culturale, non si può dare risposta allo spreco alimentare, una risposta efficace, se non si comincia prima ad agire su questo livello. In Europa sono 55 milioni le persone che non possono permettersi un pasto decente e buona parte di loro non può permettersi neanche un pasto ogni giorno. Mentre dopo Expo noi sappiamo certamente che su questo pianeta ci sarebbe cibo per tutti, ma non tutti hanno il cibo. E allora a questo punto, dopo Expo e dopo COP21, dare soluzione allo spreco alimentare è assolutamente un imperativo morale. La Commissione europea ha lanciato proprio nelle settimane scorse una call rivolta soprattutto agli investitori privati per far sì che si metta a punto una piattaforma omogenea per dare una risposta allo spreco alimentare, per interagire soprattutto sulla mentalità e sull'educazione. Dare risposta allo spreco alimentare significa cominciare sin dai banchi di scuola. Sempre per restare a temi europei, abbiamo approvato da poco un programma che si chiama Frutta e latte nelle scuole e che dà incentivi a tutti i paesi dell'Unione Europea perché appunto nelle scuole venga inserita l'educazione alimentare, dando la possibilità ai ragazzi di assaggiare il nostro cibo. Questo significa cibo fresco, questo significa frutta, verdura, significa educare ad una sana alimentazione. Allora, allo stesso modo, se riusciremo ad educare i giovani a non sprecare, un po' come facevano i nostri nonni che non gettavano via niente e che riciclavano tutto, questo interagisce anche con le abitudini alimentari. A questo punto riusciremo ad evitare che, e qui chiudo con l'Italia, le famiglie italiane buttino 350 euro l'anno di cibo. Queste sono le stime. Facendo così, con una educazione diversa, potremo anche dare a tutti quelli che non ce l'hanno cibo ogni giorno. Rispetto alla manifestazione di oggi, qual è l'utilità, qual è il valore, se ha voglia di... Assolutamente sì. L'iniziativa di oggi è una grande opportunità, innanzitutto perché parla di un tema, l'agricoltura, che è in grande rispolvero, diciamo, ma che è veramente utilissimo continuare ad alimentare. Expo è stato un grande lancio, un grande momento di propulsione. Adesso dobbiamo continuare tutti i giorni, ben venga le iniziative come queste che mettono la parola agricoltura proprio in primo piano. Di agricoltura oggi si può vivere, il nostro agroalimentare vive un momento particolarissimo, un momento di grande entusiasmo, e così come l'agricoltura, i PSR varati dalla Commissione europea e consegnati ad ogni regione italiana sono PSR ricchissimi. Il PSR è lo strumento di declinazione dell'agricoltura di tutte le regioni. Attraverso il PSR si può creare sviluppo, si può creare occupazione e soprattutto si può dare un nuovo futuro che passa dalla parola innovazione all'agricoltura italiana, uno dei settori importantissimi della nostra economia, della vita del nostro paese.